Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 73, 27 settembre 1904. Continuando, il mio solito stato, quando appena ho visto il mio benedetto Gesù quasi in atto di castigare le genti, ed avendolo pregato che si placasse, mi ha detto: Figlia mia, l'ingratitudine umana è orrenda. Non solo i sacramenti, gli aiuti che do all'uomo, i lumi, la grazia, ma anche le stesse doti naturali che gli ho dato sono tutte luci che servono all'uomo per instradarlo nella via del bene e quindi trovare la propria felicità. Ma l'uomo, convertendo tutto questo in tenebre, ricerca la propria rovina. E mentre ricerca la rovina, dice che cerca il suo bene addirittura. Questa è la condizione dell'uomo. Si può dare cecità e ingratitudine più grande di questa? Figlia, l'unico mio sollievo e gusto che mi può dare la creatura in questi tempi è il sacrificarsi volontariamente per me, perché essendo stato il mio sacrificio tutto volontario per loro, dove trovo la volontà di sacrificarsi per me, mi sento come ricompensato di ciò che feci per loro. Perciò, se vuoi sollevarmi e darmi gusto, sacrificati volontariamente per me. 28 settembre 1904, capitolo 74. Questa mattina, non venendo il dolcissimo Gesù, me la sono passata malissimo. E non facevo altro che reprimere me stessa e sforzare me stessa. E dicevo tra me:
Che sto più a fare? Che mi vale questo reprimere continuo di me stessa? E mentre ciò pensavo, Gesù come un lampo è venuto e mi ha detto: vale più reprimere se stessi che acquistare un regno. Ed è scomparso. 17 ottobre 1904, continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, è necessario operare attraverso il velo dell'umanità di Cristo per trovare la divinità. Cioè operare unito con la sua umanità, con la stessa volontà di Cristo, come se la sua e la nostra fosse una sola, per piacere solo a Lui. Chiamandolo insieme in tutto ciò che facciamo, come se Lui stesso dovesse fare le nostre stesse azioni, così facendo l'anima si trova in continuo contatto con Dio, perché l'umanità a Cristo non era altro che una specie di velo che copriva la divinità, onde operando in mezzo a questi veli, l'anima già si trova con Dio. E colui il quale non vuole operare per mezzo dell'umanità santissima e vuole trovare Cristo, è come quel tale che vuol trovare il frutto senza la corteccia. Questo è impossibile. Bene, brevi ma intensi capitoletti che ci accingiamo a meditare. Il primo, l'ingratitudine e il valore immenso del sacrificio volontario. Allora, in relazione al lamento che Gesù fa sulla condizione umana, che è occasionato insomma dal fatto che Luisa lo vedeva insomma in atto di voler castigare le genti, quindi lo prega di placarsi, nello sfogo di Gesù sono contenute delle importanti indicazioni, anche se indirette. Lui ricorda tutto quello che ha fatto perché l'uomo, accogliendo i doni di Gesù e usando bene essi, potesse trovare la felicità vera. Ci sono i sacramenti, la grazia, i lumi e gli aiuti. E le doti naturali dell'uomo, cioè le facoltà superiori. Quindi il modo con cui, vedete, Dio guida l'uomo è un modo articolato, complesso. Noi vorremmo, questa è la tentazione di tutti quanti gli esseri umani, la balia perpetua, cioè vorremmo qualcuno che ci dicesse per filo e per segno tutto quello che dobbiamo fare, anche l'evidenza, ma non funziona così. Partendo dall'ultimo, che sembrerebbe il meno importante, no? Le doti naturali che gli ho dato, il Signore ci ha dato un'intelligenza e una coscienza, il cui uso è obbligatorio, non è facoltativo. E il cui buon uso sarebbe da esercitare, perché non c'è stata l'intelligenza per ragionare a vanvera, né la coscienza per assopirla o prevalicarla con quelli che si chiamano i ragionamenti dell'amor proprio. Ricordiamo sempre che la Bibbia dice che è lo stolto che dice, lo stupido, che Dio non esiste, per esempio, tanto per fare un esempio. Io sono ateo. No, tu non sei ateo, tu sei stupido, ecco. D'accordo, perché numero uno, se tu guardi e rifletti non puoi non giungere con un sufficiente grado di certezza, ma anche certezza ragionevole, quindi non certezza razionale perché fondata, che un Dio deve esistere. Perché noi, contemplando tutte le cose, adesso, ascoltando questa meditazione, dovunque uno si trovi, dovunque, semplicemente si trovi dentro una casa, o non lo so, davanti allo strumento che sta riproducendo la meditazione, o seduto su una sedia, o davanti a una scrivania, o su un inginocchiatoio, in chiesa, dove uno vuole,
Girati intorno. Qualunque cosa che tu vedi che ha un ordine, che ha un'utilità, che ha un fine, poi un fine quanto più complessa e tanto più questo è vero, non si è fatta da sola. Cioè, una cosa fatta bene, ordinata, non si può fare da sola, non si trova in natura. Capite? Non si trova. Io in natura non trovo le sedie, trovo il legno, o trovo l'alluminio, se la fanno tutti i colori, ma la sedia devo farla io. E come la faccio? Avendo l'esperienza che l'uomo ha bisogno di riposarsi ogni tanto, d'accordo? E che c'è una posizione comoda, che quando si piegano le gambe e si appoggia il luogo dove la schiena cambia nome da qualche parte, quindi la mia intelligenza elabora il progetto sedia e trova i materiali adatti per poterlo fare, li lavora e trova a tirare fuori una sedia. Questo vale per tutto. Allora, se non c'è nessuna cosa fatta bene, utile, intelligente, insomma, che si sia fatta da sola, ma dinanzi al portento che è il creato, che sono le cose che sappiamo oggi, sugli astri, sulle galassie, sugli ordini del mondo, sull'equilibrio, sul doppio giro della Terra, ma può non esserci un'intelligenza ordinatrice e sovrana dietro queste cose così perfette, così complesse, così grandi? Dire il caso è dire il caos, che è l'anagramma, ed è la risposta dello stupido, perché è la risposta dello stupido, perché non esistono, non esistono cose ragionevoli e intelligenti che si siano fatte a caso nel mondo, non ci stanno. D'accordo? Pensiamo tutti quanti i giudizi di coscienza, uno che uccide un'altra persona, facciamo un esempio grossolano. È chiaro che la coscienza gli rimorde, ma la colpa di questa persona non è soltanto che ha ucciso, è che non si ferma e non si mette in ascolto della coscienza che gli grida: assassino, ma che fai? Come ti permetti di togliere la vita a un altro essere umano, qualunque cosa abbia fatto? La coscienza questo lo grida in tutti i cuori degli uomini, soltanto che viene tacitata, viene prevaricata, d'accordo? Viene superata, ma questa è colpa. Figuriamoci poi tutte tante le altre cose. Dio ci aiuta con le sue luci, intanto ci arriva qualche buona ispirazione, l'uomo non sa riconoscerla. Dio ci aiuta con i suoi sacramenti, che vanno celebrati, non sono un optional. I sacramenti sono gli aiuti più importanti che Dio ci ha dato. Non si può dire: io prego Dio a casa mia. Lo preghi anche a casa tua, ma i sacramenti che Gesù ha istituito non sono un optional, sono una cosa fondamentale, perché c'è morto in croce per istituirli, se no non li avrebbe istituiti, no? Ecco, quindi non è che dici: sai, l'uomo da Dio ne ha avuti tantissimi di aiuti, certamente sono tutti quanti aiuti che non sono aiuti balia, quindi non c'è la balia che fa la pappa pronta, sono aiuti che richiedono l'esercizio responsabile da parte dell'uomo delle proprie facoltà. I sacramenti devi andarli a ricevere, devi andare in chiesa, non ti vengono a incontro, insomma, ecco, in contesti differenti, no? Le facoltà devi usarle, alle luci e all'espirazione devi prestarci attenzione. Quindi, ecco, questo per dire come la vita nella divina volontà, tra le altre cose, fa vivere, cioè insegna all'uomo ad essere uomo. Queste cose sono proprio dell'uomo. Noi non siamo bestie irrazionali, cioè che vivono di pulsioni, di istinti, di passioni, di mi piace, di non mi piace, come pazzi, insomma, che stanno semplicemente ogni mattina che si svegliano pensandosi come divertirsi il più possibile e non hanno altra preoccupazione che questo. E lavorano perché si deve lavorare per forza, perché comunque come una bestia devo riempire lo stomaco e con quello che avanza devo andare a riempire il parco divertimenti nel grande parco giochi del mondo contemporaneo. Ma questa non è vita umana, questa qui. Allora, vedendo l'uomo degradato in questo modo, è chiaro che Gesù soffre. E come si riparano dinanzi a lui queste cose? Come gli si dà sollievo e gusto? Il sacrificio volontario. Se l'uomo questo è e questo fa, quindi dimenticando la sua dignità, la sua grandezza,
disprezzando tutti quanti questi doni di Dio e autotrattandosi lui da bestia, quale non è, ma così vive, si è avvolto in una montagna di sciocchezze, la stragrande maggioranza delle quali peccaminose. E allora Gesù gradisce che, sia per consolarlo e per dargli gusto, ma sia anche per provocare la conversione di queste persone, gli si offrono sacrifici volontari. E qui c'è un eco, anzi non un eco, un prodromo, perché qui siamo nel 1904, nel 1917 la Madonna a Fatima avrebbe detto: offrite sacrifici, volete offrire sacrifici, volete offrire addirittura vittime, come per soffrire, portare dopo un amore tutte le sofferenze che il Signore vorrà inviarvi, come atto di riparazione per le colpe con cui offese di supplica per la conversione dei peccatori. E poi disse proprio ai pastorelli: sacrificatevi, siccome dobbiamo sacrificarci in tutti i modi possibili, rispose la Madonna, non ci sono ricette. Anche qui, ascolta il tuo cuore, ascolta la tua coscienza. Vuoi sacrificarti? Mettiti davanti a Gesù e comincia a pregarci sopra. Vedrai che te lo ispiri a Lui che tipi di sacrifici vuole. Se vuole sacrifici interni, se vuole sacrifici esterni, se vuole digiuni, se vuole mortificazioni, penitenze, te lo dice Lui. E poi, con prudenza e con discrezione, comincia a metterli in pratica. Quando vedi che ti accorgi che si tratta di una cosa impegnativa, o dovesse essere impegnativa, o che non sei certo, insomma, che non leda la buona condizione fisica, insomma, la salute, è sempre suggeribile, per umiltà ovviamente, per non incorrere nell'indiscrezione o anche in questo, purtroppo, nei lacci del diavolo, che questa è una cosa, insomma, che può fare, quindi far fare cose che non sono alla portata delle proprie spalle, chiedi consiglio ad un sacerdote prudente, dotto, devoto, santo e accorto. Ecco, tra i sacrifici molto graditi al Signore vale più reprimere se stesso che acquistare un regno. Reprimere se stesso vuol dire reprimere se stesso o rinnegare se stesso, capiamo che sono quasi sinonimi. È un atto molto importante davanti a Gesù, perché è il sacrificio a Lui più gradito, perché il sacrificio a Lui più gradito è quello di rinunciare alla nostra volontà. Qui Luisa, nel secondo paragrafetto, dice che desiderava tanto Gesù, lo stava chiamando in tutti i modi possibili, lui non veniva, e ormai questo è un tema che conosciamo, la sofferenza che l'assenza di Gesù in genere è enorme in un'anima come Luisa. Ma se non viene, vuol dire che oggi vuole che tu soffra quella sofferenza enorme, quindi tu reprimi la tua volontà di averlo per quest'oggi e gli offri la privazione. Questo significa concretamente proprio rinunciare alla propria volontà, no? E Gesù, ogni tanto lo fa nei primi volumi, no? Se ne esce con questa frase lapidaria, apodittica, secca, ma da ricordare, molto importante: vale più reprimere se stesso che acquistare un regno. Terzo ed ultimo paragrafetto di oggi. Ecco, qui ci sono dei prodromi chiarissimi e anche delle chiavi di lettura della vita nella Divina Volontà. Sappiamo che la vita nella Divina Volontà, tra le caratteristiche che ha, è quello di fare tutto insieme a Gesù. Per chi è devoto alla Madonna è la stessa identica cosa, perché l'umanità santissima di Gesù Cristo, che era unita con la Divina Volontà per natura, ecco, attraverso l'unione ipostatica, e come dire, in quanto natura umana, quindi prescindendo dall'unione ipostatica, è molto simile alla natura umana della persona umana Maria Santissima, che non ha avuto volontà propria, ma si è sempre in tutto e per tutto fusa con il Divin Volere. Quindi è chiaro che chi si unisce, chi si fonde a Maria, sta fuso col Divin Volere, quindi è la stessa cosa. Ecco, però, quindi fare tutto insieme a Gesù o fare tutto insieme a Maria, no? Questo si fa in due modi, d'accordo? Primo, Gesù qui lo spiega, chiami Gesù in tutto ciò che fai, lo chiami. Facciamo tutto insieme, si dice nell'atto di fusione, no?
oppure nell'atto attuale. Vieni Gesù a fare questo in me, vieni Gesù a fare questo in me, vieni Gesù, vieni di nuovo lontano il mio mangiare, eccetera, eccetera, no? Questo è un qualche cosa che accade anche nella devozione mariana. San Luigi lo insegnava già in forma un po' meno esplicita, un po' più adombrata nel trattato della vera devozione. Quindi chiamare insieme Gesù come se lui stesso dovesse fare le nostre stesse azioni. Questo è chiaramente un prodromo. Qui Gesù sta di fatto parlando di quello che più avanti avrebbe chiamato l'atto attuale, no? Che è uno degli esercizi fondamentali da ripetere quanto più spesso si può per la vita nella divina volontà. La vita nella divina volontà non si esaurisce a questo, quindi imparo a fare questo esercizio, perché Gesù non viene a fare in te il peccato, d'accordo? O una cosa che non è conforme ai suoi voleri. Ecco, Gesù viene a fare in te tutte quante le cose buone, quindi che tu comunque devi compiere, d'accordo? Perché non c'è una spersonalizzazione dell'individuo, anzi, insomma, no, né una deresponsabilizzazione dell'individuo. Gesù verrà a fare in te e trasformerà in divine, quindi, tutte quante le azioni buone, oppure indifferenti. Sappiamo che anche un palpito del cuore può essere, può e deve essere vissuto chiamando Gesù a far battere il nostro cuore, a entrare nel nostro respiro, nel nostro battito di ciglia, eccetera, no? Ecco, certamente non posso dire vieni Gesù a, perdonatemi l'esempio, insomma, no, commettere l'atto impuro con me, che questo ci sarà mai, insomma, no? Ecco, per dire. Il punto focale, oltre che questo chiarissimo prodromo importantissimo, è la sottolineatura della mediazione dell'umanità di Gesù per trovare la divinità. Allora, questo cammino dell'umanità di Gesù è un cammino fondamentalissimo, cioè l'unione con la divina volontà stessa passa attraverso la mediazione con dell'umanità santissima di Gesù. Capite? Perché l'incarnazione è l'atto fondamentalissimo di tutta la creazione, cioè se uno legge la Mistica Città di Dio della Venerabile Maria da Greta, vedrà che nei primissimi capitoli, come del resto da tradizione abbastanza folta come numero, diciamo, di pensatori e di aderenti della Chiesa, dicevano, nei primi capitoli si dice che il primo atto fuori di sé che la Santissima Trinità fece fu il programmare l'incarnazione del Verbo e ideare lo strumento umano che ne sarebbe stata attivamente coinvolta in questo processo, che era la Madonna. E quindi, attenzione, tutte quante le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, scrive San Paolo, significa questo, cioè io ho le mie sembianze umane perché non è che io assomiglio al Verbo incarnato, d'accordo? Non Lui a me. Anche se poi storicamente è apparso primo l'essere umano, l'incarnazione è venuta a un certo punto della storia, no? Ecco, ma in Dio no, Dio è la prima cosa che ha pensato. Quindi nell'umanità, nella mediazione dell'umanità di Cristo c'è tutto, c'è anche quello che avremmo dovuto essere e fare se il peccato non ci fosse stato. Quindi il passaggio attraverso l'umanità di Cristo e quindi il valore fondamentale, per esempio, nella vita della divina volontà, no? Noi dobbiamo, si dice con terminologia classica, meditare la passione o i misteri della vita di Cristo, no? Ecco, in termini, diciamo così, consoni agli scritti di Luisa, si dice girare. Il giro è più santificante della semplice meditazione, perché il giro coinvolge la nostra dimensione affettiva, quindi fa crescere nell'amore, cioè io posso meditare nel senso, non lo so, rappresentarmi e contemplare un po' Gesù che sta lavorando nell'officina di San Giuseppe, no? Quindi guardo Gesù che lavora, mi chiedo come lavora, quanto era ordinato, quanto era solerte, quanto era sollecito, guardo anche il Verbo incarnato che santifica il lavoro umano, lavorando, d'accordo? Penso a tutti gli atti che compie, come offre ogni piccolo e ogni minimo istante del suo lavoro al Padre, agli atti che fa
eccetera, no? Al fatto che in quel momento lui sta rifacendo tutti quanti gli atti degli uomini che avrebbero lavorato, che hanno lavorato, che lavorarono e che lavoreranno, ecco, per offrire a Dio in maniera perfetta la santificazione del lavoro che è sua volontà per l'uomo. Ecco, quindi questa è una meditazione, diciamo così, la meditazione è una cosa che propriamente, principalmente occupa il nostro intelletto, no? Al fine chiaramente di trarre alimento perché la nostra volontà si muove in un certo modo. Il giro, come sappiamo, è polarizzato invece, cioè io vado a cercare particolari della divina volontà nella creazione, nei misteri della vita terrena di Gesù, nei misteri della vita della Madonna, per andarci a mettere il mio ti amo, quindi non soltanto per esserne, quindi per contemplarli, esserne edificato e sforzarmi quindi di imitarli sempre, dovunque, in tutto, ma con spirito di adorazione, di ringraziamento del Signore per i prodigi operati attraverso la Santissima Umanità di Cristo e attraverso la Divina Maria, e mettendoci il mio grazie, mettendoci il mio ti amo personale, e poi attraverso la fusione col Divino Volere, e chiamando tutti gli uomini, tutte le creature, a dire quel ti amo, quel particolare della vita di Gesù, quel particolare della vita della Madonna, eccetera, eccetera. Quindi ecco, Gesù spiega l'importanza di questo stare in continuo contatto quasi simbiotico, quindi con l'umanità santissima di Cristo, no? O con quella della sua Santa Madre. Spiega che così facendo l'anima si trova in continuo contatto con Dio. Perché? Perché l'umanità a Cristo non era altro che una specie di velo che copriva la divinità. E quindi che cosa significa? Che la nostra umanità, ecco, diventa il velo attraverso cui è nascosta l'operazione divina, e nella misura in cui io chiamo Gesù a fare tutto con me. E ovviamente nella misura in cui quel tutto che chiamo a fare Gesù con me è buono. A sfrondarlo dalle imperfezioni e dai residui, diciamo così, di peccaminosità ci pensa la mediazione della Madonna, ecco. A divinizzarlo ci pensa appunto la divina volontà, i cui però tramiti, diciamo così, di anelli di congiunzione, ecco, diciamo così, sono Maria Santissima e la Santissima Umanità di Cristo. Ecco, anelli entrambi imprescindibili perché sono anche la base, ecco, di ogni autentico cammino di santificazione. Bene, Santa Vergine Maria, ricordiamo il tuo appello, fatto non solo a Fatima, ma poi ripetuto in tante forme analoghe, a volte distinte, ma sempre molto simili. Ecco. Preghiera e sacrificio sono il binario in cui cammina il treno della vera devozione alla Madonna. Se non ci sono queste due rotaie che vanno insieme, non possiamo dirci tuoi devoti. Fare questo possiamo sempre ricordarlo bene, e imparando e prendendo esempio da te, che lo fai in continuazione, quanto sia grande l'atto di rinuncia alla nostra volontà, e ricordando, ecco, che tua norma di vita terrena fu la Santissima Umanità, certamente, del tuo figlio. Ecco, la nostra norma di vita, il nostro principio di santificazione e deve essere l'umanità santissima di Gesù e anche la tua santissima e divinizzata persona, che mai ha perso la fusione con il divino volere. In questo ti preghiamo
aiutaci. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.